Di che si tratta? Da un mese a questa parte gira intorno alla mia osteria quel tale Mario Ruoppolo, il quale ha insidiato mia nipote. Cosa le ha detto? Metafore. E allora? E allora, con le metafore, mi ha riscaldato la ragazza come una stufa. Un uomo il cui unico capitale è quello di avere i funghi tra le dita dei piedi. Ma se hai i piedi pieni di microbi, con la bocca sa dire cose che incantano. No. Sì, ha cominciato innocentemente, dicendo che il suo sorriso era come una farfalla, ma adesso è passata a dire che il suo seno è come un fuoco a due fiamme. Oh, ma lei crede che questa immagine è solo un'immagine o invece che la... Sì, io penso proprio che abbia toccato con me. Leggete, questa ce l'aveva nel reggiseno. Nuda, bella come... Nuda sei delicata come... Notti nella isola. E stelle fra i capelli. È bella. Ma allora vuol dire che ha visto mia nipote nuda? Ma no, no, signora Rossa. Da questa poesia niente ci può far dedurre un fatto del genere. No, la poesia non mente. Mia nipote nuda è proprio come la descrive la poesia. Perciò mi faccio il piacere di dire a quel tale Mario Ruoppolo che da lei ha imparato tante cose, di non vedere mai più da oggi e per tutta la vita mia nipote. E gli dica pure che se lo farà una schioppettata non gliela toglie nessuno. È chiaro? Sì. Buongiorno. Sei pallido come un sacco di farina. Se fuori sono pallido, dentro sono rosso. Non saranno certo gli aggettivi a salvarti dai furori della vedova. Tanto se mi fa qualcosa va in galera. Oh. Un paio d'ore ed è in libertà. Dichiarerà di aver agito por legittima difesa. Dirà che ha insidiato la verginità della sua polzella all'arma bianca. Con una metafora, sibilante come un pugnale, incisiva come un canino, lacerante come un imene. La poesia avrà lasciato l'impronta della sua saliva sediziosa sui capezzoli della vergine. Ecco, il poeta François Villon fu impiccato a un albero por mucho menos, e il sangue gli sgorgava dal collo come rose. Non me ne importa niente, mi può fare quello che vuole, io sono pronto a tutto. Bravo. È davvero un peccato non avere a portata di mano un trio di chitarristi che ti facciano cucurucucù.